tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Oggi primo giorno di scuola per migliaia di studenti in tutta la regione. A Sarnano visita del premier Gentiloni. Migliorano le condizioni del 17enne che ieri si è scontrato con un'auto guidata da una signora anziana del posto. Auto prende fuoco nella zona del centro commerciale a Bellocchi, la conducente si accorge del fumo e chiede aiuto. Al via al centro pastorale di Fano il primo corso di formazione in diritto canonico, unico in Italia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia sul canale 17. Apriamo con la cronaca e con la buona notizia che migliorano le condizioni del 17enne che ieri sera intorno alle 19 si è scontrato con il suo motorino con un'auto guidata da una signora anziana. Vediamo il servizio di Filippo Pucci. Fano, Viale Piceno. Sono le 18.30 di giovedì 14 settembre. Una Panda condotta da un'anziana fanese di 87 anni si è scontrata con una moto dove alla guida c'era un ragazzo 17enne, giocatore della Virtus Volley di Fano. La Panda, che stava procedendo verso Marotta, stava svoltando verso sinistra in direzione Cavalcavia per dirigersi verso il mare. Ma l'anziana autista, non accorgendosi della corsia opposta che stava arrivando una moto, guidata appunto dal minorenne, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. I sanitari intervenuti sul posto hanno constatato un trauma addominale e bacino fratturato, ma nessuna lesione agli organi interni né traumi alla testa. Vista la situazione, comunque grave, è intervenuta anche l'eliambulanza, che ha portato il ragazzo al Torrette di Ancona. Ad oggi la situazione del 17enne è migliorata, tanto che potrebbe essere dimesso già dalla giornata di domani. Oggi è il primo giorno di scuola per migliaia di studenti in tutta la Regione Marche. Abbiamo fatto un po' il giro e allora partiamo da Fano. Per tanti studenti fanesi oggi è il primo giorno di scuola. Nido, scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori ritornano tra i banchi del proprio istituto. E in occasione di questa giornata non è voluto mancare il saluto del primo cittadino, che ha augurato un buon inizio di anno scolastico. E allora il sindaco in questa giornata non può non andarli a salutare e fare gli auguri di buon auspicio, di buon anno scolastico, ricordando ai ragazzi che questo percorso formativo è un percorso fondamentale nella vita di ognuno di loro. E ricorderanno, come ho avuto modo di dire anche nei saluti diretti, che nella crescita, quando saranno grandi, ricorderanno sempre, avranno un ricordo indelebile degli anni della scuola, ma soprattutto devono essere consapevoli del valore e dell'importanza che ha nella strutturazione, nella formazione e nelle prospettive di ogni ragazzo. Insieme alla visita del sindaco questa mattina anche l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Sì, oggi ricomincia l'anno scolastico, è stato un lavoro impegnativo quello di fare in modo che tutte le strutture scolastiche della città fossero pronte per questo appuntamento, ma oggi la partenza c'è stata e c'è stata una partenza sicuramente serena per tutte le bambine e per tutti i bambini della nostra città. Ovviamente quest'anno c'era anche una sfida importante che era quella rispetto alla presentazione della documentazione per le vaccinazioni, ma anche su questo i risultati sia nelle scuole 06 dello Stato che quelle comunali è assolutamente positivo. Quindi possiamo dire che oggi la partenza e l'augurio di buon anno scolastico che rivolgiamo alle bambine e ai bambini della nostra città è un augurio non solo sincero ma che poggia anche su solide basi. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la partenza di tutta una serie di servizi, da quello dello scuolabus a quello della refezione scolastica. Questo primo giorno di scuola è un bel giorno di sole, è una bella partenza e sicuramente è di buon auspicio per tutto l'anno scolastico.
A Pesaro adesso invece, dove il sindaco Matteo Ricci questa mattina insieme ad alcuni assessori ha fatto visita ad insegnanti e alunni di diverse scuole. Sono 21 i cantieri attivati durante l'estate su nidi, materne, elementari e medie che hanno coinvolto una trentina di ditte per lavori su manutenzioni e consolidamento dei cementi ammalorati per un investimento complessivo di 350.000 euro, ha detto Ricci. Da qui alla fine dell'anno l'investimento totale salirà a circa 600.000 euro, ha annunciato l'assessore Belloni, mentre i lavori per la nuova scuola di via La Marmora, conclude il sindaco, partiranno entro la fine dell'anno. Abbiamo previsto anche 180.000 euro per i controlli sulla tenuta sismica degli edifici. E a proposito di tenuta sismica e di terremoto, questa mattina a Sarnano il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha inaugurato la nuova scuola dell'infanzia Benedetto Costa, che è stata ricostruita dopo il terremoto con il contributo della Regione Friuli, Venezia Giulia e della Protezione Civile. Con lui anche il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli e la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli. Allora, c'era anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Sentite che cosa ha detto. E quest'opera qui a Sarnano, oltre ad essere un'opera molto bella, ben realizzata, è stata anche eseguita con tempi e modalità assolutamente interessanti. Oltre al dono di una scuola è stato donato una specie di paradigma di come è possibile, attraverso tecniche costruttive che tengono insieme rapidità e qualità, poter realizzare una scuola in tempi stretti. È chiaro che non sempre accade come qui, dove tutto è andato per filo e per segno. C'è stato certamente un grande contributo dell'amministrazione comunale, che ha seguito in prima persona insieme alla Protezione Civile Friulana la realizzazione di questa infrastruttura, però certamente una modalità, una tempestività che ci racconta che è possibile fare le cose in maniera efficace. Noi sappiamo quanto in tanti comuni e province sono impegnati da luglio di quest'anno, grazie al primo piano delle opere sulle scuole che è stato approvato, nel seguire tutto l'iter fatto della progettazione, l'approvazione dei progetti, fino ad arrivare poi alla gara alla realizzazione di tante scuole nella nostra regione. Credo che questo esempio possa servire a tutti, spingendo verso tecniche costruttive innovative in grado di dare in tempi stretti realizzazioni di grandi qualità. A Fermignano invece, grazie al bando scuole, è stata inaugurata a tempo di record la scuola dell'infanzia di Via Milano. Dopo i lavori effettuati durante l'estate, l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 210.000 euro. Quelli utilizzati per i lavori di sistemazione della scuola sono 130.000. Tra gli interventi più significativi, l'eliminazione delle barriere architettoniche. A Camerino invece l'assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti ha inaugurato la nuova scuola primaria Salvo d'Acquisto, animata dalle voci di 250 bambini ospitati nelle 15 classi di una struttura all'avanguardia, antisismica e dotata di dissipatori per garantire la massima sicurezza possibile. Un'autovettura, e torniamo un attimo alla cronaca, torniamo a Fano, un'autovettura, una vecchia Y10, un vecchio modello, è andata a fuoco intorno alle 17 di oggi pomeriggio in via Tognolo, nella zona industriale a Bellocchi di Fano. Alla guida c'era una signora di Cucurano che stava rientrando a casa e che alla vista del fumo fuoriuscire dal cofano motore ha accostato e ha chiesto ad alcune persone di chiamare il 115 dei vigili del fuoco. I pompieri hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo andato completamente distrutto, nessuna conseguenza per persone o cose. Nell'area dove un tempo sorgeva il distributore di carburante a marchio Agip c'è Fano 5 Stelle che ha una proposta e che noi abbiamo ascoltato. Nell'ultimo consiglio comunale il sindaco di Fano ha invitato i gruppi consigliari a proporre i contributi sulle sorti dell'ex Agip in Viale Gramsci a Fano, per la quale è ancora in corso la bonifica dell'area. Per questo, subito ad intervenire, il Movimento 5 Stelle, che ha in cantiere alcuni progetti interessanti. Consideriamo quest'area, così come altre aree, in realtà zone di accesso al centro storico. E allora
perché appunto non considerare quest'area ex Agip assieme ad altre vicine al centro storico come invece nodi di scambio tra bus navette che portano cittadini e turisti dai parcheggi esterni al centro storico stesso, quindi quest'area potrebbe essere appunto utilizzata per questo nodo di scambio tra bus navetta, ma anche si potrebbe aggiungere, visto che l'area è abbastanza grande, una serie di accessi per auto elettriche, bici elettriche e anche bus elettrici pubblici per ricariche, non solo, con delle pensiline magari coperte da pannelli fotovoltaici, anche dare riparo alle biciclette sia per il bike sharing ma anche per i cittadini che arrivano qua in bicicletta e vogliono andare in centro storico. Ecco, quindi l'occasione della riqualificazione di quest'area deve essere vista a più ampio raggio, anche perché, visto che parliamo in questi giorni di mobilità sostenibile, questo luogo ci sembra un punto di partenza importantissimo per dare una svolta e guardare al futuro della nostra città. Come sempre comunque il dibattito resta aperto. Visita del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi, comandante dell'unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, ai reparti delle specialità della regione. Nel fare un bilancio, i Carabinieri forestali hanno concentrato la loro attività sulla prevenzione ed investigazione degli incendi boschivi che si sono verificati nel territorio regionale, che pur con una stagione molto siccitosa registrato soltanto 29 roghi e rinvenuto alcuni ordigni preziosi per l'individuazione dei responsabili. In particolare, nella provincia di Pesaro Urbino sono bruciati circa 300 ettari di bosco con 11 roghi, mentre nelle altre province il fenomeno è risultato molto più contenuto, con soli 2 eventi a Fermo e ad Ascoli Piceno, 6 ad Ancona e 8 a Macerata. Domenica prossima in piazza 20 settembre a Fano si terrà Match It Now, iniziativa volta alla sensibilizzazione dei potenziali donatori di midollo osseo. Sono Susanna e sono qui per invitarvi all'evento che stiamo organizzando domenica prossima, il 17 di settembre, in piazza a Fano. L'evento si chiama Match It Now perché stiamo cercando proprio il giusto match. L'evento è organizzato da ADMO Federazione e coinvolge più di 200 piazze in tutta Italia. Abbiamo scelto Fano, un comune virtuoso, e abbiamo il patrocinio del comune. E in particolare vogliamo ringraziare l'assessore Barnesi alle pari opportunità. L'evento vede la collaborazione di diverse associazioni, in primis i Clown, con cui è nato nel 2010, la collaborazione nel territorio dell'Avis Fano, della Croce Rossa, e poi ecco, ci sarà un torneo di calcio balilla umano aperto a tutti, e concluderemo la serata con il gruppo storico fanese Borghetti Bugaron Band. Insomma, vi aspettiamo, ci sarà l'opportunità veramente di tipizzarsi in piazza. Tipizzarsi significa iscriversi al registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Un gesto semplice, basta un piccolo prelievo di sangue e un colloquio con il medico. Ci si può iscrivere purtroppo soltanto tra i 18 e i 35 anni, quindi ragazzi, forza. Si potrà donare eventualmente fino ai 55 anni, dopodiché si esce dal registro. Vi voglio ricordare che, se non lo sapete, compatibilità tra i non consanguinei è di 1 su 100.000, insomma bassissima, veramente. Dobbiamo diventare tanti e dare risposte concrete a chi in un letto di ospedale cerca una compatibilità midollare per tornare a vivere. Quindi veramente ve lo chiedo con il cuore, vi aspettiamo, non vediamo l'ora di vedervi e di incontrarvi. Mercoledì prossimo scade il termine per l'iscrizione al corso di formazione in diritto canonico, unico nel suo genere organizzato in Italia e che si terrà da ottobre a maggio a Fano. Per saperne di più abbiamo invitato in studio Don Giorgio Giovanelli, professore alla Pontificia Università Lateranense, che vedete in questa inquadratura che ci propone la regia. Allora, buonasera. Don Giorgio. Innanzitutto, a chi è rivolto questo corso? Il corso, che nasce da un'intuizione condivisa con la dottoressa Tito Maglio, si rivolge sostanzialmente a tutti, in modo particolare a noi che siamo impegnati ogni giorno nel servizio alla persona, nel nostro ministero, ma a tutti i battezzati, perché il diritto si vuole porre come strumento per vivere bene le relazioni. In ogni società, dicevano gli antichi romani, è necessario il diritto, così anche all'interno della Chiesa è necessario uno strumento che possa farci vivere bene. E qui l'interesse di tutti i battezzati, di tutte le persone, ad approfondirlo per vivere in modo più chiaro anche la nostra fede, dalla famiglia alla parrocchia, alla diocesi
in ogni situazione della vita. Ecco, tra l'altro è un corso unico nel suo genere in Italia, questo è bene sottolinearlo, e che proprio per questo ha un corpo docenti di altissimo livello. Sì, il corso è unico nel suo genere e vede la presenza di tutti i docenti della Pontificia Università Lateranense, che è l'Università del Santo Padre. E colgo anche l'occasione per ringraziare il nostro Vescovo, Monsignor Armando Trasarti, per aver subito accolto questa proposta, l'ha fatta sua e coinvolto la Diocesi, e quindi è un bel servizio che la Diocesi offre a tutto il territorio nazionale. Il Cardinale Presidente Cei ha dato il suo applauso, definendo queste iniziative di grande lustro. Desidero altresì ringraziare il Rettore Magnifico dell'Università del Laterano, che è Sua Eccellenza Monsignor Enrico Dal Covolo, che anche lui è contento di coinvolgere l'Università ad extra, al di fuori delle mura del Vaticano, e non da ultimo il Preside di Facoltà, il Professor Arroba. Allora, alcune cose pratiche per chiudere. Innanzitutto il corso si sviluppa nell'arco di questi mesi, appunto parte a ottobre e finirà il prossimo maggio del prossimo anno. L'impegno che viene richiesto a chi si iscrive? L'impegno sono 3 giorni intensivi al mese, secondo il calendario che si può trovare anche nei social, un mercoledì, un giovedì, un venerdì, con una presenza dei 2/3 dove non saremo fiscali, e un esame finale di sintesi davanti ad una piccola commissione di 3 professori. Chi passa questo esame che cosa avrà? Consegue un titolo di qualifica in diritto canonico che poi può essere utilizzato successivamente nelle opportune sedi. Il costo dell'iscrizione, lo ricordo, è di 600 euro. Grazie a Don Giorgio Giovanelli per questo intervento. E adesso andiamo avanti con il nostro giornale e vi proponiamo una curiosità. Vi facciamo vedere questa fotografia, una fotografia che chiaramente si vede è in un contesto carnevalesco, dove a Fano, come vedete sulla sinistra, c'è un carro, il carro dedicato al brodetto che abbiamo visto sfilare a Fano, e l'altra fotografia c'è stata inviata e arriva da Loano, ed è praticamente una brutta copia del carro del brodetto. Il Carnevale è della frazione di Loano, Savona in Liguria, e pare insomma che abbia vinto il primo premio di questo carnevale. Insomma, questo è una curiosità. Ci hanno inviato questa fotografia e in effetti è molto somigliante. Insomma, nessuno qua sapeva nulla, nemmeno i carristi, però è arrivato sino a Fano. Vi ricordiamo invece che al Pincio prosegue la kermesse di Aria, la casa consapevole, con un parterre di ospiti illustri e tante occasioni di approfondimento, ma anche di divertimento per tutta la famiglia. Appuntamento che si terrà in questi giorni fino a domenica. E chiudiamo il nostro telegiornale facendo gli auguri di buon compleanno ad una persona che ci guarda, come tanti di voi, tutte le sere, guarda sempre e solo Fano TV. Di questo siamo davvero contenti, e allora salutiamo e festeggiamo insieme Gino Oliva, che festeggia oggi i suoi 90 anni. Naturalmente la segnalazione ci è arrivata da Tiziana, Agnese e Rita, che noi ringraziamo. Allora, grazie anche a Gino Oliva. Come vedete, Fano TV, ecco qua, questa è la fotografia meritata, in primo piano, Fano TV è prima di tutto, prima che una televisione, è ormai diventata una grande famiglia, e di questo siamo molto contenti. Il telegiornale è finito, tra poco c'è Box, poi In Cucina con lo Chef e uno speciale. Se avete segnalazioni da inviarci invece, questo è il numero di telefono. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 in diretta con Occhio ai Giornali. Buona serata.